secondo incontro, diciamo, di storia dell'arte, il cui intento è cercare di dimostrare come in modo greco romano l'arte e soprattutto l'immagine non sia soltanto a scopo, diciamo così, decorativo, ornamentale, ma abbia una ben precisa funzione comunicativa. E la volta scorsa abbiamo dimostrato come appunto la comunicazione avvenisse prevalentemente attraverso oralità e immagini, e come questi due veicoli di comunicazione spesso si intrappolassero. Questa volta cerchiamo di dimostrare attraverso un'esemplificazione sul Partenone, che è uno dei monumenti di maggior prestigio e più, come dire, entrato nel nostro immaginario, attraverso appunto come nel Partenone, col Partenone questa l'immagine sia determinante ai fini della comunicazione di determinati contenuti che adesso vedremo sono di carattere anche storico-politico. E infatti il Partenone è il tempio che presenta l'immagine che troviamo sull'Acropoli di Atene. E per capire ciò a cui intendo arrivare bisogna dare qualche indicazione di carattere storico determinante, la contestualizzazione storica. Iniziato nel 447, ovviamente si intende avanti Cristo, e terminato probabilmente nel 438 per volontà di Pericle, ideologo, diciamo così, del progetto architettonico e dell'impianto del progetto decorativo. Coordinatore dei lavori è l'architetto Figlia, collocato sull'Acropoli, che è il punto culminante della costruzione del Partenone, di una volontà di ristrutturazione urbanistica dell'Acropoli stessa, iniziata all'inizio, nella prima metà del V secolo, diciamo così, sotto il governo di Temistocle, successivamente di Cimone, e conclusosi poi appunto con Pericle. Chi era Pericle? Non è un dato di fatto irrilevante, è un dato storico fondamentale per il nostro discorso. Stratega ad Atene dal 460 al 429, anno della morte, avanti Cristo. La strategia era, tanto per intenderci, una delle massime cariche politiche ad Atene. Quindi Pericle rimane al governo della città di Atene per poco meno di 30 anni, da 460 appunto a 429. Quindi un periodo al potere, al governo di questa città lunghissimo, periodo che si concluderà, diciamo così, con l'inizio del 431, di un grande conflitto che va sotto il nome di guerra del Peloponneso, che vede contrapposti due grandi schieramenti, che sono Atene democratica da un lato e i suoi alleati, che chiamiamo Atene e la Lega dell'Ioattica, dall'altra l'aristocratica oligarchica Sparta e i suoi alleati, cioè le città stanziate nella zona del Peloponneso. Quindi nel 431 scoppia questo conflitto, che va avanti per circa 30 anni e che si conclude con la sconfitta di Atene. Quindi Atene perde, una disastrosa sconfitta, viene infatti cannientata, perde il conflitto, perde la guerra del Peloponneso. Ecco, quest'opera di ristrutturazione dell'Acropoli, iniziata nel V secolo e in cui la costruzione del Partenone risulta un momento culminante, si era resa necessaria, diciamo così, in seguito alla distruzione che della città e dei suoi più significativi edifici era avvenuta dopo le guerre persiane. Quindi guerre persiane, distruzione di Atene e dei suoi edifici più significativi, diciamo così, 50 anni di, chiamiamola, di pace e di assetto, che portano alla guerra del Peloponneso. Che cosa succede in questi 50 anni? In questi 50 anni Atene fonda la Lega dell'Ioattica. La Lega dell'Ioattica nasce
con una finalità anti-prassiana, di difesa contro i prassiani e la rinascente minaccia prassiana. Questa è la finalità prima, ma si trasforma nel corso di questi 50 anni del Presto nell'impero marittimo ateniese. Con cosa contribuiscono gli alleati della Lega Adriatica? Contribuiscono fornendo che cosa? Fornendo rematori per armare le trireme e contributi. Grazie ai quali Atene, nel corso dei 50 anni, così come ci racconta lo storico Tucidide, riesce ad allestire una propria flotta con i contributi degli alleati. Ben presto avviene il trasferimento del tesoro dal santuario stanziato di Apollo, stanziato nell'isola di Delo, Lega Delio, Attica, ad Atene, e quindi in poche parole gli alleati della Lega si trasformano nell'impero marittimo ateniese. Con Atene città egemone, con a capo Pericle, che resta al potere per 30 anni. Si crea un vero e proprio paradosso storico. La democratica Atene non può sopravvivere, la democrazia ateniese, la democrazia radicale ateniese, non può sopravvivere senza l'impero, perché è l'impero che finanzia la sopravvivenza e le strutture della democratica Atene, sempre con il capo Pericle. E non è secondario ricordare come le guerre persiane fossero state vinte dalla Grecia e come Atene, così come abbiamo visto la volta scorsa parlando della tragedia dei persiani di Esquilo, avesse svolto in questa vittoria un ruolo determinante, un ruolo egemone, e quindi in qualche modo Atene rivendica in questi 50 anni che vanno dalla fine delle guerre persiane allo scoppio della guerra del Peloponneso un ruolo anche di leadership all'interno certamente dell'Attica e vorrebbe anche all'interno della Grecia tutta. E questo è ciò che Pericle vuole in qualche modo significare nella ristrutturazione dell'Acropoli e soprattutto nell'impianto decorativo, nel progetto decorativo del Partenone. Noi che cosa sappiamo della costruzione del Partenone? Sappiamo quello che ci dice in fotocopia Plutarco, che vive tra 45 e 125 dopo Cristo, quindi Plutarco si esprime su questo riassetto dell'Acropoli con le parole entusiastiche che leggiamo. È una fonte decisamente più tarda, molto più tarda rispetto a quanto avviene storicamente, ma da cui capiamo quanto importante, quanto grandiosa fosse stata questa opera di ristrutturazione. Infatti Plutarco ci dice: a questo scopo, Pericle sottinteso, perché si tratta di un passo tratto dalla vita di Pericle, l'opera è Le vite parallele, la vita di un grande uomo greco paragonata alla vita di un grande uomo romano, vite parallele, ovvero il parallelo di greco, questa è la vita di Pericle. E quindi Plutarco ci dice: a questo scopo Pericle portò e propose all'assemblea piani grandiosi di costruzione e disegni d'opere, la cui esecuzione richiedeva molto tempo e l'intervento di molte categorie d'artigiani. In tal modo anche i cittadini rimasti a casa avevano una giustificazione per partecipare al godimento degli enti pubblici, non meno degli equipaggi, delle guarnigioni e degli eserciti. Quindi Plutarco coglie nella costruzione del Partenone il contributo di un'intera città in tutte le sue componenti e in tutte le sue classi sociali. Non è casuale che citi i rematori, che sono quelli che remano sulle trireme e quindi mantengono in piedi, diciamo così, l'impero marittimo. Furono usati come materiali la pietra, il bronzo, sottolineerei il bronzo, l'avorio, anche l'oro, l'ebano, il cipresso. Furono impiegati gli artisti che
lavorano, cioè falegnani, scultori, fabbri, scalpellini, tintori, modellatori d'oro e d'avorio, pittori, arazzieri, intagliatori, per non dire di coloro che importarono e trasportarono tutte queste merci: armatori, marinai, piloti di mare, caratori, allevatori, conducenti, cordai, tessitori, cuoiai, terrazzieri e minatori. Ogni categoria aveva poi schierata sotto di sé, con un generale, sul proprio corpo d'armata, una folla particolare di manovali, che erano le membra di cui si serviva per disimpegnare la sua mansione. Gli edifici salivano superbi di mole, impareggiabili in grazia di linee, poiché gli artigiani andavano a gara per superarsi l'un l'altro nella perfezione del lavoro. Ma specialmente era sbalorditiva la celerità con cui progredivano. Si pensava che ciascuno avrebbe richiesto il lavoro di molte generazioni di seguito per essere condotto a termine e poi ancora. Invece furono completati tutti allo sbocciare di un solo governo. Perciò stupiscono ancora più le opere di Pericle, create in breve e durante lungo spazio di tempo. Ciascuna per la sua bellezza allora era immediatamente antica, oggi, dopo molto tempo, è recente, nuova e rigogliosa. Quindi è anche estremamente interessante il giudizio di Pericle, perché Pericle, chiedo scusa, il giudizio di Plutarco, perché Plutarco ci sta dicendo che ciascuna per la sua bellezza allora era immediatamente antica. Quindi Plutarco attribuisce un giudizio di valore a ciò che considera antico o avere le caratteristiche dell'antico. E oggi invece, dopo molto tempo, è recente, nuova e rigogliosa. E quindi Plutarco, che vive, diciamo così, tra il 45 e il 125 circa dopo Cristo, ci dice che ciò che giunge dal passato è sempre nuovo. Questo sta dicendo Plutarco, concetto che poi ci interesserà anche per la conclusione dell'incontro di oggi. Sulle opere di Pericle fiorisce con una giovinezza perenne. Esse si conservano allo sguardo indenni nel tempo, quasi posseggano infuso un respiro sempre fresco e un'anima che non conosce vecchiezza. Sembrano parole profetiche parlando del Partenone. Chi sorvegliava tutte queste fabbriche per conto di Pericle, e poi prosegue così ancora a lungo, ma a me non pare che non significasse più tanto. Bene, allora quali sono le caratteristiche architettoniche di un tempio greco come il Partenone che ci interessano in modo particolare? L'ordine è l'ordine dorico, ma ci interessa soprattutto, diciamo così, la parte del fregio costituito dai due frontoni, cioè questi elementi triangolari giunti a noi così in questo momento, chi va ad Atene in questo momento lo vede così, sono due, perché c'è il frontone occidentale e il frontone orientale. Poi, quanto sta questo elemento che sta sotto il frontone, che è costituito da, chiamiamole formelle, che si chiamano metope e che presentano degli elementi di basso rilievo, e triglifi o triglifi, che sono che è la parte costituita da queste scanalature verticali puramente decorative. Quindi abbiamo una successione di metope e triglifi, metope e triglifi, e un fregio continuo. Un fregio continuo che è il terzo elemento, il più basso. Parto dall'alto per giungere al basso, non casualmente, c'è una ragione. Il fregio continuo, in questo momento, così come la decorazione del frontone, non c'è più, non si vede in loco. Perché? Perché in parte è andato distrutto dal tempo e in gran parte si trova a Londra quando Lord Elgin decise di portare fregio e frontoni direttamente, insomma, Londra, adesso sono visibili al Queen. Quindi chi va attualmente ad Atene sulla Acropoli vede questo, non vede assolutamente né il frontone né il fregio continuo, appunto perché sono stati portati a Londra. Sono elementi di grande importanza per la storia dell'arte, attribuiti appunto all'architetto di Figlia. Qui abbiamo quella che
una possibile ricostruzione, questa è una possibile ricostruzione del frontone che rappresenta, che dovrebbe rappresentare, che rappresenta la nascita di Atena, quindi questa è una ricostruzione perché non c'è giunto nemmeno Roma, è tutto completo. Qualità delle immagini non è un granché. E questa è un'altra possibile raffigurazione, ricostruzione dell'altro frontone che rappresenta che cosa? Rappresenta la lotta di Teseo, di Atena con Poseidone per il controllo ed il possesso dell'Attica. Allora, il tempio si chiama Partenone perché è dedicato ad Atena Parthenos, Dea Parthenos, vergine, guerriera, Dea guerriera, si esce dalle guerre persiane, Atene ha vinto le guerre persiane, Salamina, ci si accinge a gettare tutte le proprie risorse in un altro conflitto che è quello della guerra del Peloponneso. Quindi Atene ha come dea eponima una vergine guerriera che appunto, oltre che dea della guerra, anche dea della ragione, simbolo delle arti, inventrice e delle tecniche varie, artigianali e delle arti tutte. Il progetto quindi si articola su due frontoni che rappresentano cosa? Il primo, la nascita di Atena dalla testa di Zeus. Quindi Fidia sceglie che cosa? Fidia, probabilmente consigliato da Pericle, sceglie una versione del mito di Atena, che era probabilmente il mito più noto ai tempi suoi, ma che ben gli serviva per arrivare al proprio assunto, cioè rappresentare che cosa? La nascita di Atena. Vedi? Atene che rinasce dopo le guerre persiane, quindi la rinascita di Atena, dea eponima di Atene, dalle guerre persiane, per poi rappresentare sull'altro frontone che cosa? Un altro episodio importantissimo per Atene e l'Attica, mitologico ovviamente, e cioè la lotta tra Atena e Poseidone per il possesso dell'Attica. Atena dona l'ulivo alla regione, Poseidone fa dona il cavallo, viene ritenuto dono migliore quello di Atena e quindi Atena diventa dea protettrice della regione Attica. Nei fregio sottostante, Metope e Trigrifi, scusa, che cosa rappresenta la gigantomachia?
la lotta di Atena e Teseo contro i mostri, contro i terrori, contro i timori, contro la barbarie, sostanzialmente contro la mancanza di civiltà precedente all'istituzione, alla fondazione della polis. Questo per tutto il fregio sottostante il fortone. Terzo livello, il fregio continuo, che rappresenta cosa? Rappresenta la processione panatenaica. Che cosa sono le panatenee? Le panatenee erano un'importante festività che si celebrava, si teneva ad Atene tutti gli anni alla fine di luglio, per celebrare appunto la nascita della dea Atena. Quindi, in occasione delle panatenee che si tenevano alla fine di luglio, si organizzavano cortei, si organizzavano processioni religiose, si organizzavano giochi, gare sportive, gare sportive con i giochi olimpici, sostanzialmente appunto in onore della nascita di Atena. E soprattutto c'erano le fanciulle della città, le donne della città, le panatenee, partecipavano tutti i cittadini di qualunque classe sociale, compreso le donne. È un chiarimento importante, perché ancora adesso non abbiamo esatta certezza che le donne potessero assistere, per esempio, agli spettacoli teatrali, mentre invece le panatenee sì. Quindi partecipavano anche le donne, le fanciulle della città dovevano essere un splendido velo, un velo che portavano in dono alla dea. E questo fregio continuo è collocato appunto al livello più basso, diciamo così, della copertura del Tempio del Partenone. Allora l'ideologo Pericle, no, artefice di questo progetto, che cosa ha rappresentato? Che cosa ha voluto rappresentare? Il livello degli dèi, il livello degli eroi, il livello degli uomini che vanno in processione ad onorare la dea fondatrice eponima della città. E quindi sostanzialmente Pericle, attraverso Figlia, ha voluto fare che cosa? Una rappresentazione, una celebrazione di Atene, della sua grandezza politica negli anni poco precedenti allo scoppio della guerra del Peloponneso, ma visto e considerato in considerazione del fatto che Atena è anche dea delle arti, ha voluto rappresentare il ruolo di egemonia culturale di Atene, della città, su tutto il mondo greco. Quasi contemporaneamente, qualche anno dopo, scoppio della guerra del Peloponneso, Pericle muore, noi abbiamo uno storico importantissimo nella letteratura greca, che è Tucidide, il quale Tucidide scrive un'opera che si intitola, una monografia di carattere storico, che si intitola La guerra del Peloponneso. Nella guerra del Peloponneso, precisamente nel secondo libro, paragrafo 36 e seguenti, Tucidide immagina che Pericle debba tenere un discorso di commemorazione per i caduti del primo anno di guerra. Quindi l'invenzio è quello di Pericle, che tiene un discorso per celebrare i caduti del primo anno di guerra. La celebrazione dei caduti diventa soltanto più un momento, un espediente, di secondo piano rispetto alla celebrazione di Atene stessa, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi valori. E infatti vediamo che cosa dice Tucidide. E comincerò facendo parlare Pericle con questa finzione cara agli storici della letteratura greca e romana di creare discorsi fittizi pronunciati come se. Quindi gli storici attribuiscono ai personaggi che parlano opinioni possibili, opinioni probabili. Gli storici antichi, anche il filone della storiografia scientifica come quella di Tucidide, è molto legata alla tradizione dell'oratoria. Cicerone dirà che la storiografia è opus oratorium maxime, cioè soprattutto opera di retorica.
questa definizione a noi sembra strana, abbiamo difficoltà a capirla, se non consideriamo quanta importanza avessero questi discorsi non fittizi che vengono proposti dagli storici. E allora Tucidide attribuisce a Pericle questo lungo, lungo discorso, sono parecchi capitoli, parecchi paragrafi. E comincerò a parlare degli antenati. È giusto e in pieno accordo con la circostanza presente che si tributi ad essi l'onore del ricordo. Intanto comincia a parlare degli antenati, non tanto dei caduti, quindi gli stanno a cuore gli antenati. Questo paese fu l'immutata dimora nella vicenda di generazioni infinite dello stesso popolo, il cui coraggio l'ha trasmesso a noi, libero, la libertà. Sia lode a loro, ma ancora più viva ai nostri padri che a prezzo di fatiche e rischi ampliarono l'originale ereditario dominio fino ai limiti d'oggi, e tale lo lasciarono noi. Fumo noi, uomini ora nel fiore dell'età matura, ad annettere i successivi ingrandimenti e dotarlo la città di ogni servizio utile a renderla del tutto bastante a sé, nella guerra come in tempo di pace. Ogni servizio utile in guerra come in tempo di pace. Le loro gesta di lotta non dirò da cui provenne ogni possesso, né il prode vigore con cui i padri noi stessi ricacciamo gli assalti degli stranieri, vedi guerre persiane, e di genti greche. Non voglio spendere troppe parole con chi già sa, ma illustrerò, per poi volgermi all'esaltazione di questi morti, i principi di vita che ci hanno diretti a tanta potenza e la costituzione e i costumi civili in virtù dei quali si è potuta estendere e consolidare, poiché non solo stimo opportuno in questo momento ripercorrere quei temi, ma anche utile per la folla più riunita di concittadini e di forestieri porgere l'ascolto. Il nostro ordine politico non si modella sulle costituzioni straniere. Siamo noi d'esempio ad altri, piuttosto che imitatori. E il nome che gli conviene è democrazia. Vedi, aggiungo io, questo particolare paradosso di una democrazia che è radicale come quella di Pericle. Basti pensare che nel periodo di Pericle e del suo successore, diciamo così, Cleone, lo Stato, cioè la polis, pagava il teoricon perché i cittadini di tutte le varie classi sociali potessero partecipare all'ecclesia, cioè partecipare all'assemblea. Essere cittadino ad Atene in questo periodo è praticamente una professione, e svolgere i propri incarichi nelle varie magistrature. C'è un commediografo, Aristofane, che deride i giudici che si fanno pagare per esercitare il loro ruolo, e pagava il biglietto di questo agli spettacoli teatrali delle grandi Dionisi. Tutto ciò con i fondi e i tributi degli alleati, dei cosiddetti alleati della Lega Delibatica. Quindi le parole di Pericle sono chiaramente celebrative di un aspetto della vita politica ateniese, ma non tutti, cioè non coglie o non vuole cogliere Tucidide quanto di precario, infatti Atene perderà la guerra, ci sia in questo equilibrio. Vige anzi per tutti, da una parte di fronte alle leggi, l'assoluta equità di diritti nelle vicende dell'esistenza privata, ma dall'altra si costituisce una scala di valori fondata sulla stima che ciascuno sa suscitarsi intorno, per cui, eccellente in un determinato campo, può conseguire un incarico pubblico in virtù delle sue capacità reali, più che nell'appartenenza a questa o a quella fazione politica. Di contro, se si considera il caso di un cittadino povero, ma capace di operare un ufficio utile allo Stato, non gli sarà l'impedimento la modestia della sua condizione. Nella nostra città non solo le relazioni pubbliche si interessano in libertà e scioltezza, ma anche riguardo quel clima di guardingo ombrosa diffidenza che di solito impronta i comuni e quotidiani rapporti, non si va in collera con il vicino se fa un gesto un po' sottalento, e non lo si annoia con visi duri, sguardi vivi, che senza voler essere un castigo riescono pur sempre molesti. E va avanti di questo passo. Paragrafo 38, non solo
ma anche abbiamo creato per lo spirito occasioni numerose di svago dei quotidiani sacrifici. Quindi Atene come maestra di civiltà, e ciò che vuole sostanzialmente dire figlia, con il suo progetto di decorazione del Partenone, istituendo giochi e solennità religiose, quelle processioni delle Panatenee, quelle grandi Dionisie di cui abbiamo parlato in occasione dell'incontro precedente, e solennità religiose in tutto l'arco dell'anno, arredando con eleganza le nostre abitazioni, il cui quotidiano godimento fa svanire giorno per giorno ogni tetro pensiero. E poi proseguo in questo passo: di tutte le contrade del mondo, l'importanza della nostra città richiama prodotti di ogni specie, onde ci sorride la fortuna di poter cogliere i frutti del nostro suolo e ritrovare gioiosamente un gusto non più familiare e intimo di quelli che fluiscono da paesi lontani. Ecco la differenza tra i nostri metodi di preparazione alla guerra e gli avversari. La città accoglie tutti, eccetera, eccetera, poi quanto segue mi interessa di meno, ci interessa di meno, perché abbiamo colto, insomma, quello che tu ci intendi sottolineare. Quindi, in sostanza, il mito in funzione, come funzione comunicazione, come funzione comunicativa, il mito che viene interpretato anche in modo allegorico. Quindi c'è un'interpretazione allegorica del mito, non c'è semplicemente l'intenzione di raccontare una vicenda mitologica che a tutti gli ateniesi era nota, ma un'interpretazione allegorica del mito, se pensiamo che le metope che rappresentano la gigantomachia, cioè la lotta di Atena e di Teseo contro appunto i giganti e le amazzoni, possono rappresentare le guerre contro i persiani. Ovviamente i giganti, le amazzoni e gli invasori rappresentano chiaramente i persiani, da cui Atene era uscita in qualche modo vincitrice. Ma un aspetto, anche questo è un dettaglio del fregio del Partenone, della processione del Partenone, dal punto di vista specifico della storia dell'arte si sottolinea sempre quello che a Figlia viene attribuito come il cosiddetto panneggio bagnato, vale a dire un estremo virtuosismo nella capacità di rendere le forme, le figure anatomiche ricoperte dal velo del pelo delle fanciulle. Quindi questo è un aspetto di grande virtuosismo tecnico di Figlia, così come già evidentissimo direi in questo dettaglio del fregio una grande vivacità narrativa. Quindi i personaggi del fregio dialogano fra di loro, si muovono, si agitano, sono collegati fra di loro dalla gestualità. Ecco, questo è dal punto di vista poi del virtuosismo tecnico di Figlia quello che le storie dell'arte unanimemente gli riconoscono. Il Partenone, per in qualche modo introdurre anche argomenti, un tema che vedremo la volta prossima quando parleremo dell'Ara Pacis di Augusto e nell'ultimo incontro, è in qualche modo un monumento dell'antichità che è entrato nel nostro immaginario. È entrato nel nostro immaginario quando? Già a partire quasi da subito, l'abbiamo già visto con Plutarco. Un'altra fonte antica che ci descrive il Partenone è quella di Pausania, addirittura più tarda, un po' più tarda di Plutarco, Pausania nel 170 d.C., quindi circa più di 500 anni dopo l'erezione e la costruzione del Tempio, che vide di persona. Pausania scrive praticamente una grande guida turistica dei siti archeologici della Grecia, di quelli che già i tempi suoi erano siti archeologici, descrive quel Partenone che era ancora in ottime condizioni, e Pausania ci dice: tutte le figure di frontone
posto sopra l'ingresso del tempio chiamato Partenone sono connesse alla nascita di Atena. Il frontone posteriore contiene la contesa tra Poseidone e Atena per il possesso della terra. La statua è fatta d'oro e d'avorio, lo aveva già detto Plutarco. La statua di Atena si erge in piedi, ricoperta da una veste che le scende fino ai piedi. Nel suo seno vi è la testa della Medusa, lavorata in avorio. In una mano essa tiene una vittoria alta circa 4 cubiti, nell'altra una lancia, poi avanti così con una serie di dettagli. È molto minuziosa la descrizione di Pongiani. Ecco, entrando quindi nel mito, a partire già dal Rinascimento sostanzialmente, perché attraverso Vitruvio, no? Che è un architetto di Augusto, che scrive un trattato che si intitola De Architettura. E Vitruvio che cosa fa? Descrive i canoni dell'architettura greca, dandoci la prima classificazione dei tre diversi ordini, che sono quello dorico, ordine del Partenone, quello ionico, più elegante, più raffinato, caratterizzato dalla colonna scanalata in modo più delicato sostanzialmente, con un diverso capitello, e quello corinzio, caratterizzato dal capitello, no, decorato con quella specie di cesto di foglie e di acanto. Allora, Vitruvio ci dà questa descrizione, questa classificazione, questa definizione dei vari ordini. E che cosa fa sostanzialmente Vitruvio? Vitruvio fa un'operazione destinata ad avere un successo enorme nel Rinascimento, che è alla base praticamente di buona parte dell'architettura del Rinascimento, vale a dire che interpreta in modo antropomorfo i vari ordini. E quindi Vitruvio ci dice, Libro VI, che riassumo velocemente, che la colonna dorica corrisponde alla forza e alla essenzialità del corpo maschile e si collega alla natura maschile di Minerva, perché Vitruvio si riferisce al Pantheon romano, a Marte. La colonna ionica, armonica e piacevole e adatta a Giunone, Diana e Bacco, mentre invece quella corinzia riccamente decorata si collega a Venere, Flora e Proserpina. Quindi, in qualche modo, Vitruvio interpreta in modo antropomorfo la classificazione dei diversi ordini dell'architettura greca. Perché citiamo Vitruvio? Citiamo Vitruvio, famoso teorico dell'architettura del tempo di Augusto, era stato un generale, già, era stato un architetto, diciamo, più contento, noi lo definiremo un ingegnere di Cesare, già in sostanza, aveva seguito Cesare nelle sue spedizioni, ma dell'architettura lo scrive sotto Augusto. Perché? Ho chiesto scusa un'altra volta. Thank you.
perché già sotto Augusto si era colto il valore, diciamo così, propagandistico di quello che rappresentava il fregio del Partenone. E infatti Augusto, nella sua Ara Pacis, si rifà chiaramente, evidentemente, come modello al Partenone e al fregio del Partenone. Quindi Augusto, che si fa costruire questo altare della pace di Augusto con il chiaro intento di celebrare se stesso, il proprio secolo d'oro, la rinascita di Roma avvenuta sotto il suo potere, in qualche modo prende a modello i fregi del Partenone. E qui si fa rappresentare, questi sono i membri della sua famiglia, che sono disposti, secondo i contemporanei probabilmente li riconoscevano, che sono disposti secondo quell'immagine che precedentemente avevamo visto della processione maschile del Partenone. Quindi è evidente l'intento comunicativo che il Partenone assumeva e che era stato perfettamente capito, se non dai contemporanei, già dai romani. Torniamo però alla, al Vitruvio e alla fortuna. Ecco, l'immagine non è facilissima da leggere, ma spero di riuscire a rimanere un pochettino. Ecco, alla fortuna che l'interpretazione data da Vitruvio ha avuto nel corso del Rinascimento, e infatti qui abbiamo un disegno di un architetto che lavora, che si chiama Francesco Di Giorgio Martini, siamo più o meno significativamente nel 1400, e che rappresenta un capitello, una serie di capitelli costruiti, disegnati sulle proporzioni umane. È evidente che quest'idea di forza da un lato e di armonia, perché poi dietro c'è tutto il canone, l'idea della centralità dell'uomo sostanzialmente già nel mondo greco, l'ha detto chiaramente Lucidide attraverso le parole di Pericle, passa tramite il mezzo di Vitruvio, passa nel Rinascimento. Ed è questa idea che fa sì che l'architettura greca, l'idea della, proprio della centralità dell'uomo, piacque e piacesse infinitamente al Rinascimento appunto. Ma non soltanto al Rinascimento, perché poi il Partenone entra, diciamo così, nel nostro immaginario come una delle mete privilegiate del Grand Tour. Siamo nel 1700, più o meno, indicativamente nel 1700, il secolo del Grand Tour del 1700, ancora, è pur vero che la meta prediletta del Grand Tour non è la Grecia, ma è l'Italia. Quindi i viaggiatori del Grand Tour viaggiano sempre in Italia, ed è l'Italia il paese dei sogni più della Grecia, ma certamente anche la Grecia era una tappa obbligata. E tappa obbligata è ovviamente il Partenone. Anche perché nel frattempo Lord Elgin aveva portato a Londra i fregi, quindi si parlava del Partenone, si parlava dei fregi che ne costituivano la decorazione, e Winckelmann, teorico del neoclassicismo, elabora le sue teorie, partendo dal presupposto dell'ideale di razionalità e equilibrio delle proporzioni delle forme come ideale di bellezza e di armonia da proporre all'imitazione dei posteri. Quindi il Partenone come modello di classicismo. È già la terza volta nel corso della storia dell'arte che vediamo il Partenone come modello di classicismo. Il classicismo augusteo. Ottaviano Augusto nell'Ara Pacis, che guarda il Partenone evidentemente il Rinascimento e il neoclassicismo. Ma il neoclassicismo commette, fraintende, un punto fondamentale. Il neoclassicismo non si rende conto che l'architettura, così come la statuaria greca, aveva una caratteristica che a causa del trascorrere dei secoli è andata completamente persa, e che gli antichi,
consideravano come un elemento fondamentale della comunicazione, vale a dire il colore. Perché la statuaria greca, così come l'architettura templare, così come questi fregi frontonali, erano colorati, ci sono ancora lacerti di colore e soprattutto ci sono testimonianze che parlano certamente di materiali diversi, materiali preziosi. Ho sottolineato il bronzo, l'avorio e l'oro appunto perché le testimonianze antiche sottolineano questo aspetto dei diversi giochi di colore, e quindi il Partenone doveva avere, non sono spero di trovarlo, se non lo trovo, no, doveva avere delle fanciulle delle Panatenee. È facile per Vitruvio dire che l'ordine ionico riprende la bellezza delle ragazze e l'armonia delle fanciulle, perché aveva presente questa scanalatura del panneggio bagnato di figlia, e quindi partendo dal presupposto di un parallelismo tra una figura di questo tipo e le colonne dell'ordine ionico, era facile per lui sostenere che ci fosse nell'ordine ionico il raffronto. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Ma certo. No. Insomma, non c'è una famiglia. Questo è Lord Elgin. Come si chiamava? Lord Elgin. Elgin. Piero Gantur. Ma non era questo che io volevo far vedere, per parlare del colore. Ma non avevo più, forse lo sa fare io, che l'ho salvato e non l'ho fatto. Insomma, in sostanza, se dovessi trovare, vediamo. Un'immagine comunque di colore, cui doveva trionfare il colore rosso. Il rosso era un elemento fondamentale probabilmente nella decorazione templare. Allora, la colorazione, il pigmento è andato perduto e a Winckelmann è apparso questo candore che è diventato poi un emblema del neoclassicismo. Quindi, cosa vuol dire classicismo? Il classicismo augusteo voleva dire scegliere dei modelli dal passato per fargli dire cose diverse, cioè quelle che piacevano alla politica di Augusto. Cosa vuol dire neoclassicismo? Scegliere dei modelli del passato, cioè rifarsi di nuovo al modello del Partenone per dire altre cose. Quali altre cose? Questa per esempio. Sì, ma anche la fascia era tutta colorata. Probabilmente sì. Ecco, questo non è certamente il Partenone, questa è la chiesa della Madeleine a Parigi, di Vignon, voluta da Napoleone, che dirà al suo architetto, incaricandolo di questa costruzione: è un tempio che voglio, non una chiesa. Parole di Napoleone appunto all'architetto Vignon. Allora, io direi che in questa chiesa, che è la chiesa della Madeleine, l'imitazione, la ripresa del Partenone è palese, è uno degli edifici in cui più evidente è l'imitazione del passato. E qual sono per sé, questo non è quello? Napoleone è impero. No, dico il mio classicismo, lei prima si è capito, cioè, è diverso da quello che Augusto riprende dal Partenone. Certamente, per arrivare a dire, sarebbe stato il punto d'arrivo di questa immagine, di un altro paio di immagini, che il neoclassicismo, vale a dire che la ripresa dei modelli classici come quelli del Partenone, è finalizzata alla comunicazione di determinati concetti, edifici pubblici, di
potere ah. e di cultura, o meglio, un'intercolazione tra un'architettura celebrativa di cultura e potere, potere e cultura, come appunto la chiesa della Madeleine, che non casualmente è voluta da Napoleone al momento della sua massima potenza. Ancora un'altra immagine della Madeleine in cui, come dire, l'immagine ci fa vedere molto bene, no? Come ci sia proprio una palese presa di fronte a me. Quindi il mezzo Reichstag anche a Berlino. Non solo, io ho poi scelto anche un po' casualmente, no, no, ho poi scelto anche un po' casualmente questi edifici che sono immediatamente riconoscibili da tutti noi, che sono grazie. Flora.